Siamo tornati. Oggi andiamo in Qatar, sto per andare a prendere Pino e stasera saremo a Doha. Siamo molto molto carichi per la stagione. Siamo anche già molto stanchi perché abbiamo lavorato un sacco nell'ultimo periodo per organizzare l'evento di inaugurazione e organizzare in generale tutte le tribune, tutte le trasferte. Pecco è carico, Pecco è tranquillo, l'ho visto bene. E, come potete vedere, siamo su YouTube. Abbiamo deciso finalmente di aprire il canale. Ce l'avete chiesto un sacco e quindi qua ci saranno i vlog più lunghi, integrali. Quindi bene, molto bene, ci vediamo dopo. Andiamo in Qatar. Sì, contento ma sono anche agitato perché è arrivata troppo in fretta questo giorno. Cioè, non me ne sono accorto e si è ricominciata la stagione. Come è stato possibile? Sono stanchissimo, sono morto. Tra organizzare l'evento, le spedizioni, sono cotto. Però mi ricaricherò. Guarda come lavora Pino. Ho due valigie. Due valigie. Andiamo. Andiamo sì. Per forza, ce l'ho qua. Si parte. Allora, siamo arrivati in aeroporto e la prima cosa che abbiamo fatto è stata bocciare la macchina nel parcheggio. Cosa si mangia in aereo? Parte 1. La cuisine. Che cosa hai preso, mano? Ho preso una polenta rettangolare. Una mattonella di pollo. Siamo arrivati a Doha. Stavolta l'ho patita. L'hai patita? È stata lunga, sì. E ora siamo in aeroporto, facciamo i controlli, ritiriamo i bagagli, mangiamo qualcosina e andiamo in aeroporto. Cioè, sì, vabbè. In hotel, a dormire. Doha è una figata. Se non sei in mezzo al deserto come l'altra volta. Però abbiamo scoperto che anche se sei in pieno centro, come potete vedere, c'è comunque il rumore di cantiere. Cantiere, eccolo là, cantiere. Bene, è 1:10. Siamo riusciti a trovare un fast food aperto e siamo al secondo fast food del giorno. Sì, copri i marchi che non possiamo inserirli. Promozione occulta, no? Comunque è il ristorante con la M gialla più brutto che abbia mai visto, perché tipo il soffitto è così. Allora, come potete vedere, quello è il nostro hotel. Siamo andati a mangiare a 600 metri dall'hotel, stiamo camminando da 20 minuti perché qua come giri c'è un cantiere. Adesso andiamo a fare colazione e speriamo sia meglio di quella della maletta. Ah, se non ci fossero queste cascate che danno un fastidio terribile, sarebbe anche bello. Io soffro di vertigini, no? E questa è la situazione. Cosa stiamo facendo? Non si capisce, stiamo girando per Doha, ma non c'è nessuno. Doha è bellissima, è grandissima, ma non c'è nessuno. Dove sta la gente? Non ci sono. I semafori, ragazzi, cioè, non durano. Fai due strisce pedonali ed è rosso. Adesso vi faccio vedere come lavora Manu. Questo è il lavoro di Manu. Come potete sentire, Manu è impegnato a lavorare. Io ascolto la preghiera islamica. Qua, quando vedo la preghiera, in tutta la città si sente la preghiera. Stavo entrando all'ambasciata francese. Lì c'è l'occhio di Sauron. Ovviamente Pina mi ha portato in un centro commerciale. Mi ha portato in un centro commerciale, come succede sempre. Noi abbiamo questa fortuna immensa di poter viaggiare, ma andiamo sempre nei centri commerciali. Io ho visto tutti i centri commerciali del mondo. Sei contento che Italy sia partner di Ducati quest'anno? Molto, molto. Comunque è necessariamente grosso questo posto. Si chiama Place Vendôme, questo si chiama Place Vendôme ed è un centro commerciale
incredibilmente grande. La mia cosa preferita è dello spettacolo delle fontane di Place Vendôme. Io vengo in Qatar solo per questo. Siamo dentro. Siamo dentro, incredibilmente c'erano i nostri pass. Ed erano già attivi. Già attivi? Mai successo. Noi ci avevamo preparati al peggio, a camminare ore, chilometri. Ok, stiamo andando a fare la foto di gruppo. Lì c'è il Cem, qua c'è Pina. L'anno scorso l'avevamo fatta, che noi non eravamo qui su quel raggio, quindi mi sono bruciato. Sono riuscito a ustionarmi. Sì, Pina si è ustionato in Qatar di notte, incredibile. Dobbiamo dire altro? Non è tutto rose e fiori come sembra. E purtroppo questo è il nostro primo vlog su YouTube, quindi non siamo per niente bravi. No, siamo tremendi. Siamo tremendi, non sicuramente. Non sappiamo proprio cosa dirvi. Il primo sarà terribile, quindi magari nei commenti scriveteci che cosa se volete. Se avete una curiosità. Sì, se volete vedere qualcosa. Pecco non lo disturbiamo troppo coi video perché lui è concentrato con i motori, quindi siamo insieme. Ma quando... ora è concentrato con la pasta. Con la pasta. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Però quando siamo insieme non stiamo mai col telefono a riprenderlo perché è già abbastanza impegnato a fare video, interviste tutto il resto della giornata, quindi quando è con noi non li facciamo molti video ed è per questo che nei vlog non l'abbiamo mai inserito molto. Proviamo a incastrarlo dentro in qualche modo. Quindi Pecco, se stai guardando questo video, sappi che ti Pecco veremo del futuro. Pecco del futuro, sappi che ti romperemo le scatole. Giovedì di solito è sempre molto tranquillo. Hanno fatto le foto dei team, sei stati un po' nel quello box. Quello figo. Pina ha aiutato a bloccare la forcella della moto nuova. Ha aiutato Lollo a bloccare la forcella della moto nuova. Dopo 5 minuti ce l'ho fatta. Ve lo giuro, dopo 5 minuti. Sì, serve ancora un po' di allenamento, però ci siamo. Sto portando Pina al club, al 33esimo piano. Si chiama Club 33, non è vero? Ah, Club 33. Sei pronto, Pina? No, voglio andare a dormire. Ma sono le 9 e mezza, 10. Io sveglio alle 5 perché tu io dormi no. Perpendicolare. Dai, goditelo, eh. Mi raccomando, sì, batti 5, batti 5. No. Dai, batti 5. No. Mamma mia, hai balzato il 5. Sì. C'è musica, let's go. Che palle. Ho portato Pina in questo posto. Ci sono le partite, le persone fumano dentro. Si può bere una birra e non è scontato perché comunque siamo in Qatar. C'è la musica, abbiamo questa vista qua. E comunque guardate la sua faccia, sembra che l'abbia portato in prigione. In target 55-60, prevalentemente inglesi. Che pazzo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi è venerdì e stiamo andando oggi a... Oggi è venerdì. Oggi diciamo ci saranno tante sorprese, tra cui il ritorno di Checco. Oggi, che è già in circuito, che sta aspettando. Sì, mi ha scritto che è arrivato da poco, però non ce la voglia di venire. No, ci aspetterà in circuito e così ritorna, esce dal letargo finalmente. Sì. Abbiamo questi bellissimi occhiali oggi, questa è marchetta Carrera, grazie perché ci dai gli occhiali e ci permette di girare alle gare per diffondere il verbo della Nuvola Rossa, certo. Quindi grandioso. No, figo. Poi figo. Guarda come tiene Pina la cosa. Allora, è molto. Allora, capisci? C'è un dibattito su questa cosa. Se io li appendo qua, oltre al rischio di romperli perché io sono un disastro. Ma poi si sporcano. Se li tengo qua dentro, non si sporcano e non li rompo. È scomodo? Sì? Potrebbe. Ma speriamo di non rimangiare in un nell'ennesima fast food. Ah, quella. Stranamente siamo di nuovo in un centro commerciale. Questa volta mi ci hai portato. No. Sì, io non dire falsità. Tu volevi, Volevi non mangiare in un fast food. Basta. E invece riso e pollo, ma fritto. È tutto chiuso, cioè noi ci proviamo, davvero, però è tutto chiuso. Tornerò, mi dovranno fare una lavanda gastrica. Abbiamo salutato Pecco, è andato nei box e siamo qua nel suo ufficio, che siamo pronti
a guardare le FP1, le prime FP1 della stagione. Anno nuovo, vita nuova, secondo me dobbiamo cambiare le abitudini e non dobbiamo essere superstiziosi. Ah no, figurati, perché se oggi va bene, secondo te io domani cambio la colazione? Ovviamente no, rifarò la stessa di oggi. Allora, stiamo andando a vedere le practice che sono diventate FP2 in verità, non si è capito perché ovviamente piove. Allora, in Qatar piove la media di 7 giorni, io sono stato qua in totale in mesi diversi. Giorni e ha piovuto 3 volte. È andato un po' tutto a caso, quindi vedremo come andrà domani. E azione! Occhio che ti stanno prendendo sotto intanto. E vieni qua. Questo posto è molto bello, ma sa farti anche molto male. E noi lo sappiamo bene. Boh, però non ve lo racconto perché non mi sembra il caso. Poi è una storia noiosa, piena di sofferenza. Manu vuole andare al club di nuovo, ma io voglio andare a dormire e andrò a dormire. Quindi buonanotte, ragazzi. Ma secondo te il vlog lungo così su YouTube piacerà? Secondo me, boh, no. È troppo lungo. Non so cosa dirti, sabato mi sono appena svegliato, ho fatto colazione, non provate la marmellata di ananas, ma è terribile. Sembrava di mangiare l'aceto. Buono l'aceto? No, non è buono l'aceto, solo tu lo bevi così l'aceto, è squilibrati bere l'aceto. Un bambino corre, cade, si sbuccia un ginocchio e se lo mangia. La sapevo anch'io. È bella, sì, l'ho fatta io. Ci sono le prime qualifiche dell'anno, ok? La situazione è questa. Pina. No, io non ce la faccio già più. Stava per avere un attacco di cuore. Prima sono andato a 130. Noi le guardiamo in TV dall'ufficio perché non lo so, è il rito, le qualifiche le guardiamo in ufficio. Quindi penso che ci sentiremo dopo le qualifiche. Sta per iniziare la sprint, la prima sprint dell'anno. Un po' di tensione, ma ce la faremo. Stiamo andando a vedere la sprint. Io tutto l'anno scorso ho sempre guardato la sprint in ufficio, in hospitality. Oggi ho voglia di fare una pazzia. Devo vloggare questo momento. Mi vergogno per te, Pino. Secondo te siamo il fan club più sciocchino del pub? Sì. Bisogna fare tutte le cose 2 volte. 2 volte, tutto, uno. Dai. Per... Secondo te siamo il fan club più sciocchino del pub? Perché tu ti interrompi sempre quando ci... Giornata finita. Quasi. Quasi finita. Bisogna fare il recap. Adesso però... siamo in taxi, ma tra poco lo facciamo. Sì. Comunque stiamo tornando dal circuito. Già. In hotel. Vero. Pesante. Sì. Me lo ricordavo meglio. Poi c'è la luce verde in faccia. Ma sì, dai. Sabato sera, oggi ci sono state le qualifiche, la sprint. È andato normale. Tutto male. Tutto male. Ho qualche problemino da risolvere, ma... prima gara ci sta. Come ha detto Lollo, cioè la squadra è qua per questo, no? Per risolvere i problemini. Sì, Tommy ha detto di dormire sereno. Abbiate fede, solite cose. Abbiamo fatto una cenetta insieme. Buonissima tortina al cioccolato. Sì, il cibo dell'ospitale ti fa paura, come bravo Lele, devo dire, solo bravo Lele. Bravo Lele. Andiamo al Club 33 adesso. Non è vero, cioè ma questo non possiamo metterlo nel vlog, quindi... Taglia. Ciao. Il businessman nel business. C'è una vista pazzesca. Abbiamo postato una foto del circuito dove c'è mare. Buongiorno, è domenica. Stiamo andando a fare un pranzo da Italy. Di rito. E poi andiamo in circuito.
Can you raise your hand up? Questo è il paddock di Doha e lì c'è il campione del mondo. Ti faccio vedere un po' di cose belle perché Manu ovviamente è a piscina. Guarda che bella. Ovviamente non è una piscina però. Molto molto più bello di un paddock normale. Manca poco. Un'ora. Come stai? Normale per ora. Non mi è salita. No, però mi è salita pesantissima sto mare. Stiamo andando a vedere la gara. Curva 1. Ci vediamo dopo. C'è tensione. Andiamo al podio. Che dire? Ragazzi, con questo si conclude il vlog del Qatar. Basta. Che dire, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, scusate se c'è un po' poca domenica, ma la domenica la viviamo un po' male. Un po' male. E quindi tendiamo a non pensare che dobbiamo fare un vlog. Però vabbè, siamo i numeri 1. Uno? Sì, c'era uno. Sì, uno. C'era l'uno, mi sembra, uno. Visto sì, prima sul sì. Box. L'uno, sì. Uno. Sulla moto, sul box, sul adesivi, gradino c'era. Del podio, sulla classifica sì. In televisione c'era l'uno. Sì, era l'uno, mi sembra l'uno. L'uno, sì. Ok, va bene. A questo punto... Un saluto da Losail, ci vediamo a Portimão. Ci vediamo. No, stacca, stacca, no, stacca. No, mamma no.